Efficienza e organizzazione in Molise per quanto riguarda il piano vaccinale. Nelle ultime settimane il sistema è ulteriormente migliorato. Presto a Campobasso il terzo centro per i vaccini. La politica deve assumersi in Italia la responsabilità di fare una sintesi tra l'emergenza sanitaria provocata dai contagi e quella che è l'emergenza economica di troppi comparti, sono le parole espresse da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, in visita al centro vaccinazioni di Selvapiana nella città capoluogo. Ai cittadini lo Stato chiede senso di responsabilità. Per quanto riguarda il piano vaccini, il Molise ha intrapreso la strada giusta. Qui c'è un'ottima organizzazione, credo che i dati lo stiano a testimoniare, quindi questo credo che sia l'occasione in cui piccole realtà possono anche essere da esempio per realtà più grandi. Qui i numeri sono positivi, tra l'altro negli ultimi 3 giorni di fatto è già stato raggiunto l'obiettivo delle 2000 dosi giornaliere, che è quello previsto dal nostro piano di vaccinazione nazionale, quindi credo che ci sono tutti i requisiti per procedere rapidamente. Arrivare alla fine con un'immunità importante da poterci consentire di tornare rapidamente alla vita normale. Credo che il risultato sia stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra, grazie a una grande disponibilità che c'è stata da parte del territorio e ovviamente grazie alle istituzioni locali che hanno saputo coordinare, hanno saputo organizzare, hanno saputo far rendere al massimo questa risposta che dal territorio c'è stata. Credo che sia. Quando arrivano i grandi risultati, credo che è giusto dividere i meriti fra tutti. Il 26 aprile è una data cruciale, è una data in cui la politica si è assunta la responsabilità di fare una scelta. E credo che questo spetta a noi. Dovevamo fare una sintesi tra quella che è un'emergenza sanitaria e quella che è un'emergenza economica del paese. Abbiamo ritenuto che ci siano le condizioni per avviare a una lenta riapertura. Siamo convinti che ci siano appunto le condizioni, confidiamo nel grande senso di responsabilità dei cittadini che certamente sapranno cogliere questa opportunità e sfruttarla con giudizio e con responsabilità. Credo che soprattutto in una situazione come quella che stiamo vivendo i cittadini chiedano una grande unità, non solo politica ma anche istituzionale, e quindi cerchiamo, e anche la presenza oggi va in quella direzione, la testimonianza della vicinanza del governo ai territori e alle istituzioni locali. Credo che oltre che per dire grazie a tutti i sanitari per quello che hanno fatto da un anno a questa parte.